il GAL è stato promotore di un bando che riguardava lo sviluppo e la commercializzazione della filiera corta agroalimentare di prodotti a forte caratterizzazione territoriale. Un bando di 250.000 euro, di cui sono stati soggetti beneficiari 5 progetti di cooperazione, quindi 5 progetti di rete tra le aziende agricole, agroalimentari e turistiche del territorio silano. Quella di oggi è quella presentata appunto da Illogica, la società Illogica, come capofila, che riguardava appunto l'implementazione di una piattaforma commerciale già esistente, che è il MEC, ma in questo caso vengono valorizzati la filiera corta di progetti che sono all'interno del territorio del GAL, quindi sia qui come possibilità di acquisto, sia attraverso l'e-commerce. Quindi un progetto sicuramente che valorizza il territorio, valorizza i produttori locali e dà il giusto valore anche economico a chi produce. Beh, la patata della Sila oggi è una realtà di prodotto, è una realtà di comunicazione, sta diventando un driver molto importante per il sostegno del territorio silano. Col GAL si collega perché le nostre aziende sono per la maggior parte tra Sila Grande, Sila Piccola e Sila Greca e quindi rientrano pienamente nel territorio del GAL. GAL con il quale c'è una stretta collaborazione per una valorizzazione più complessiva del territorio silano. MEC si sta rafforzando anche grazie, soprattutto grazie anche a GAL Sila. GAL Sila, il progetto di cui abbiamo parlato oggi, che volge alla conclusione, riguarda la promozione della filiera corta alimentare. Noi non abbiamo fatto altro che selezionare alcune eccellenze agricole e anche con aziende della trasformazione sempre agroalimentare, le abbiamo portate sulle tavole di diversi ristoranti, quindi attività della ristorazione sempre del territorio del GAL Sila, e oggi presentiamo anche qui in esclusiva per la prima volta le videoricette che abbiamo voluto sviluppare nell'ambito di questo progetto. Il MEC sta crescendo non solo grazie al territorio, quindi, che ci sta dando fiducia, sta crescendo perché stiamo lavorando in qualità. Siamo ospiti qui nel comune di Zumpano in questa struttura, territorio quindi che ricade nell'ambito del GAL Sila, e quindi speriamo insieme di continuare a crescere insieme alle aziende e supportati dal territorio. Il nostro obiettivo però poi è quello anche di andare oltre i confini dell'area urbana di Cosenza, regionali, già siamo, voglio dire, oltre i confini regionali, perché in ogni caso le nostre eccellenze che provengono da tutta la Calabria le esportiamo su altri territori con la distribuzione, però il nostro obiettivo appunto sarà quello anche di farle provare con l'apertura di MEC Store, quindi di negozi dove è possibile acquistare i prodotti e degustarli direttamente preparati dai nostri chef e partner MEC.